Ciao a tutti, oggi prepariamo le pesche ripiene, ricetta tipica piemontese. Chi ha visto l'ultimo video, sono andato nelle Langhe a caccia di nuove ricette, questa è una cosa tipica che potete mangiare nelle Langhe. Inoltre, non so se avete notato, ho cambiato nuovo cucina e per questo voglio ringraziare Miche e Naomi che mi danno l'opportunità di cucinare nella loro casa. Grazie, ciao, ci rivediamo presto. Tornando alla ricetta ci serviranno 6 pesche, io utilizzo quelle a pasta gialla che sono ideali per questo tipo di ricetta. Che andremo a tagliare a metà: 250 g di amaretti, 40 g di cacao amaro, un tuorlo, 50 g di zucchero, se vi fa piacere, un cucchiaio di rum, e naturalmente del burro sia per imburrare la teglia che da mettere sopra il nostro ripieno prima di infornare, quindi circa 12 fiocchetti di burro. Adesso tagliamo le pesche a metà, rimuoviamo il nocciolo, scaviamo leggermente un po' di polpa all'interno della pesca e le mettiamo dentro una ciotola. Alla polpa andremo ad aggiungere gli amaretti sbriciolati, il cacao, lo zucchero e infine il tuorlo. Alcuni lo fanno nel mixer, io preferisco farlo a mano così che i pezzi rimangono leggermente croccanti. Poi andiamo a riempire il vuoto che abbiamo creato all'interno della pesca, mettiamo nella, terra, mettiamo nella teglia scusate, e andiamo a fornare nel forno preriscaldato a 160 ⁇ e cuociamo per un'ora. Ci rivediamo dopo per la degustazione. spettacolare la pesca si scioglie in bocca poi ancora leggermente tiepida una bomba bene come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale qua sotto lasciate un mi piace guardare gli altri video e condividere questo video con i vostri amici per qualsiasi cosa qualsiasi richiesta sempre sotto nei commenti ciao ciao